Buongiorno a tutti, benvenuti sul mio canale, sono Orso. Oggi vi parlo un po' del sovescio, lo facciamo col favino. Vi parlo un attimino in questo video di cos'è il favino, cos'è il sovescio, come si seminano insomma i semi nel terreno, quantità e un po' i vantaggi che andremo ad ottenere da questa pratica del tutto naturale. Ci mettiamo al lavoro. Rieccoci sul canale. Intanto, cos'è il sovescio? Il sovescio è una pratica agronomica. In pratica si seminano particolari colture e nel momento in cui sono in fiore si interrano direttamente nel terreno. Questo arricchisce il terreno di azoto e di sostanza organica perché poi le piante che andremo a interrare verranno, insomma, integrate nel terreno, marciranno e forniranno sostanza organica, ma soprattutto fisseranno l'azoto. Ci sono vari tipi di colture da poter utilizzare per questa pratica. Io uso quest'anno, la prima volta, uso il favino. Il favino è in realtà utilizzato anche per l'alimentazione animale. Infatti io ho acquistato un sacco da 25 kg destinato agli animali. Si può dare anche alle galline in misura del 10% perché è molto proteico e al posto della soia. Ultimamente leggevo, negli ultimi anni sta cominciando a tornare in auge perché era un po' andato in disuso, perché la soia è OGM, questo no, da qui si ricavano poi i semi, si può riseminare, quindi chi ha un po' di terra che utilizza per fare mangime animale, è vero, rende meno della soia come proteine, però i semi sono gratuiti poi alla fine, insomma. Siamo sempre lì. Come sono fatti i semi? Qua c'ho 60 semi, adesso 59, è caduto uno. Qui ho 60 semi, perché 60? Perché si seminano circa 60 piantine a metro quadro. Adesso io farò una semina a spaglio, giusto per farvi vedere quanti sono 60 semi, un pugno. Ecco, io ho circa 40 metri quadri da fare, quindi dovrò dare una quarantina di pugni qui, di questo genere qui, e poi le interriamo con un rastrello, insomma. I semi sono grandi, io ho provato a darli alle mie galline, ma quelle sono viziate, vedete come sono fatti i semi, sono circa come un chicco di mais, insomma, e sono duri, quindi per darlo alle mie galline lo dovrò macinare, farò poi una prova. Io ho provato a dare così, ma mi hanno riso dietro, proprio si sono proprio messi a ridere, allora li ho tolti e adesso li metto nel terreno. Dai. Facciamo una semina a spaglio, non sono bravissimo a seminare a spaglio, ci proviamo, vediamo cosa viene fuori. Ci siamo, circa 40 metri quadri, il resto dell'orto l'ho adibito a fave e piselli. Come dicevo su un video su Instagram, i piselli forse sono andati a miglior vita perché ha piovuto troppo. Adesso vediamo, le fave stanno cominciando a uscire. Allora, non me ne vogliate se sbaglio la tecnica di semina, farò a strisce di circa 1 metro l'uno. Un altro vantaggio è che se seminati in modo un po' più fitto, evitano alle infestanti di venire fuori perché coprono tutta la parte aerea. Il sole non arriva per terra e quindi le infestanti non vengono fuori. Questo è importantissimo per le aziende biologiche, perché non possono utilizzare diserbanti per fortuna. E quindi avere un terreno pulito a fine della stagione, questo in aprile poi dobbiamo lavorarle, in aprile saranno pronte. Quindi ci ritroviamo in primavera con le piante in fiore alte circa 1 metro, le maciniamo direttamente col motocoltivatore, le interriamo e abbiamo il terreno pulito, ovviamente dalle infestanti che non sono venute fuori. Ancora due parole sul favino. Quando si semina e che cos'è? Che cos'è, non ve l'ho detto prima, è una leguminosa. Allora, nel nord Italia si semina fino a metà ottobre circa, centro-sud fino a metà novembre circa, perché così arriviamo all'inverno che le piantine sono già abbastanza cresciute e non soffrono troppo il freddo. Se noi tardiamo la semina, arriviamo in inverno con le piantine troppo piccole che soffrono il freddo e non va bene. Fatto questo, si interrano nel terreno giusto per non farli mangiare dagli uccelli. Questo terreno l'ho lavorato un paio di settimane fa, qui avevo l'orto estivo, qui in particolare avevo peperoni, melanzane, mais, stato abbastanza sfruttato. Questo è il primo anno che provo il sovescio, se voi avete da darmi consigli in merito, ve ne sono grato, scrivetemelo qui nei commenti. La passata che ho dato è molto grossolana, come vedete non l'ho rifinito perché non mi serviva, dovevo solo smuovere il terreno. È un po' pesante perché è piovuto parecchio nei giorni scorsi, è un po' pesante, sì.
Per quanto riguarda gli uccelli, mi salvo abbastanza perché abbiamo parecchi gatti. Dai, vieni, dai, che ho finito di lavorare. Sia mai che una vanga pure a te, una zappa in mano. Vieni qua, bello, dai. Ma sì, molto bello. Quanto sei bello, vieni qua. Sì, bello, sì. Ok, vieni qua. Ok, dai. Ho dato un po' una passata con rastrello a questi 40 metri. C'ho già il fiatone. Troppo vecchio per queste cose. Spero che questo video vi sia stato utile per dare magari una seconda chance a tenere coperto il terreno estivo in inverno e dandogli comunque contemporaneamente sostanza buona, biologica, sostanza organica ottima e tanto azoto in modo naturale, assolutamente naturale. Ci aggiorniamo su Instagram per i risultati. Non avrei il tempo adesso di attendere la germinazione dei semi, sennò questo video uscirebbe troppo tardi, non vi servirebbe più a nulla. E magari ora siete ancora in tempo se abitate nel centro-sud per fare questa operazione qui. Allora vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, vi auguro una buona giornata, ci vediamo giovedì prossimo. Se il video vi è piaciuto volete mettere un like, ve ne sono grato. Se non vi è piaciuto non importa. Vi auguro una buona giornata, ci vediamo giovedì prossimo.